Al Potenza il pareggio con la Cavese sta molto stretto per le numerose occasioni create e dilapidate dagli uomini di Giacomarro. Alla squadra campana di Agovino l'onore delle armi per l'impegno profuso anche al Viviani nel tentativo disperato di arrivare a insidiare per la quinta posizione il Brindisi ormai in totale disarmo e solo una vittoria contro il Potenza avrebbe potuto riaprire i giochi, ma obiettivamente era impresa molto ardua, mantenere a livello fisico il ritmo avuto nel corso del primo tempo, quando gli uomini di Agovino, in vantaggio già dal sesto minuto, hanno avuto la possibilità di manovrare con disinvoltura a centrocampo, in ciò agevolati dal Potenza che ha sbagliato approccio alla gara e non è stato capace di fare pressing continuo sui centrocampisti avversari. Dopo un tentativo di disenso messo davanti al portiere avversario da una grande idea di Lauria, al sesto la Cavese passa in vantaggio. Palumbo si incunea sulla corsia sinistra in area e crossa. Il pallone è deviato da Sicignano ed è bravo Napoli, oggi all'esordio al Viviani per l'infortunio di Patania, a deviare d'istinto, ma proprio sui piedi di Ausirlo che da pochi passi insacca. Reagisce il Potenza che al decimo sfiora il pari con un gran tiro di Lauria fuori di poco e poi al 28° ha la grandissima occasione del pareggio. Palumbo si beve tre avversari dal limite e lascia partire un gran tiro che però viene deviato in angolo da un difensore. I lucani insistono ma non riescono a creare grandi opportunità se non con tiri da fuori. Al 40° ci prova Cianni e para Napoli, che si ripete al 43° sulla conclusione di Barillari e che questa stagione da dimenticare per le palle inattive è dimostrato dal modo sciagurato con il quale i rossoblù battono una punizione dal limite alla fine del primo tempo. Tutt'altra musica si suona nel corso della ripresa. Giacomarro si fa sentire nello spogliatoio e il Potenza entra in campo con un altro spirito e comincia a stringere i campani nella propria area. Nello spazio di 7 minuti il Potenza conclude 4 volte verso il portiere della Cavese Napoli. Dopo 30 secondi ci prova Viola con un tiro fuori. Al quarto minuto è Lauria a impegnare l'estremo difensore campano e dopo 2 minuti è sempre il centrocampista di Giacomarro ad essere messo solo davanti al portiere dopo un'azione partita dall'out destro. Il tiro però di Lauria è da dimenticare. All'undicesimo Giacomarro effettua 2 cambi, fuori Cianni e Melis, reduci da lunghi infortuni, e dentro Caraccio e Catanese, squadra ridisegnata con il 4-4-2. Dopo un tiro di Viola alto di poco al 21°, il Potenza riesce a pareggiare con 1 minuto dopo. Sulla sinistra tra Caraccio e Barillari. Quest'ultimo effettua un cross molto preciso per la testa di Palumbo che supera Napoli da pochi passi. La squadra di Giacomarro ci crede e continua imperterrita ad attaccare e a stringere la Cavese nella propria metà campo. La Cavese mostra evidenti cedimenti dal punto di vista fisico e tenta solamente qualche sporadica ripartenza. In una di queste Allegretta si presenta solo in posizione defilata in area, il suo cross attraversa tutta l'area di rigore e termina fuori. Gli ultimi 10 minuti di partita, compresi i 5 di recupero, sono un monologo del Potenza. Al 41° disenso impegna Napoli in una deviazione in angolo, al 45° gran tiro da parte dello stesso disenso che cerca la conclusione di testa, ma il suo tiro da pochi passi viene deviato da un difensore e poi al 45° la grandissima occasione per il bomber del Potenza, Palumbo. Il cross arriva da destra, arriva dalla sinistra per Palumbo che da non più di 6-7 metri dalla porta tira incredibilmente fuori. Come ha fatto Palumbo, autore fino a questo momento di 22 gol, a sbagliare questo gol è un mistero. Il Potenza chiude al terzo posto della classifica e può già programmare il lavoro da fare per i playoff, con la possibilità
chiudere la stagione regolare con un altro successo in trasferta sul campo della retrocessa puteolana.